on that door so you can get in. And don't mind the time, forget all that's been. Ciao a tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrosso a Sarezzano. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. That leads to our house, climb the stairs to the roof, lay flat on your back. Buongiorno a tutti, quante volte vi sarà capitato di avere una cucciolata e di avere magari la mamma dei cuccioli senza latte? Ora, in tempi di coronavirus probabilmente potrebbe anche essere difficile disporre di latte artificiale da comprare nei negozi, che comunque non è mai della qualità del latte materno. In allevamento abbiamo una grande fortuna, abbiamo la fortuna di avere delle fattrici normalmente che sono in lattazione, da cui possiamo comunque sia attingere il latte in tutta sicurezza e comunque senza stressarle minimamente. Ed è giusto anche magari fare a volte una banca di colostro per gli allevatori, cioè per evitare appunto di avere situazioni cui magari i cuccioli non riescono a bere da soli e bisogna somministrare il latte in maniera artificiale. Quindi ora sono qua con Petronil, che ha avuto soltanto due cuccioli, quindi ha latte in abbondanza, e vi farò vedere come prendere del latte e come mungerla senza causarle stress. È una condizione fondamentale affinché il latte venga secreto dalla mammella, che la cagna sia ovviamente rilassata, altrimenti il latte non si riesce a mungere facilmente, e lei lo è. Uno dei momenti migliori appunto è mentre gli altri cuccioli, come vedete qui, stanno mungendo, noi ci si avvicina. Lei sa ovviamente che le preleverò del latte, ma sicuramente non è un problema per lei. Quindi vedete, ci si avvicina alla mammella, si prende la mammella con la mano, si prende la maggior parte della ghiandola mammaria e si stringe. Deve essere quasi un massaggio, non so se si vede, si riesce a vedere. E pian piano, con un po' di pazienza, quindi prendendo di nuovo con calma la mammella, si stringe fino al capezzo. Lo faccio vedere senza vedere il getto e la tesce. Perché la cagna è particolarmente rilassata, l'ossitocina data dalla suzione degli altri cuccioli fa in modo che le cisterne, chiamiamole così, non tecnicamente, che contengono il latte, vengono praticamente a rilassarsi e rilasciano sotto spinta meccanica, quindi sotto mungitura che in qualche maniera deve copiare quello che è il movimento che un cucciolo fa mentre ciuccia, rilasciano il latte. Noi così abbiamo il nostro bel latte fresco di cagna da dare ai nostri cuccioli. Marse, puoi vedere come... Vedete, guardate quando un cucciolo ciuccia. Alza la coda, perché ovviamente il cane è fatto come una pompetta. Quindi ha i muscoli dorsali che tirano e anche l'estremità della coda è tesa. E poi fanno tipo stantuffo. Premono con le zampette. Vedete con le zampette il movimento che viene fatto. Quindi simulare questo. E prelevare il latte. E vedete la cagna come è rilassata, assolutamente, non c'è nessun tipo di aggressività nei suoi confronti, però questo è un oro bianco per i cuccioli che devono essere allattati. Alla prossima, ciao ciao! I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away forever, honey. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away. Let's hold hands, fly away, and skip to the beat of our hearts as they chatter, as they pitter-pitter-patter. Didn't you know that I could be your wingman flying around?